Norbert, buon pomeriggio. Parto da te, da questo ritiro che è importante per tanti motivi, perché l'anno scorso rincorrevi i compagni per recuperare presto da un infortunio, perché ti sei confermato in questo biennio come uno dei, insomma, difensori più affidabili della squadra, per non dire della Serie A, perché hai riconquistato con orgoglio la tua nazionale. Ti senti al top della tua carriera e che cosa senti di poter ancora dare in questa annata che si prospetta difficile? Guarda, non so se mi sento al top, è vero che ultime stagioni per me erano abbastanza buone a livello di performance, certamente si può fare sempre meglio, anche nel mio caso posso fare sempre di più, penso, è arrivato a 31 anni, ti rispondo che secondo me c'è ancora tanto da dare al mondo del calcio e a questa squadra, quindi adesso sto cercando di mettermi nella migliore forma possibile, come sempre ho detto e come farò sempre, aiutare la squadra e questo sarà più importante per questo campionato. Scapadici? Ho notato questa mattina, mentre facevi i selfie in qualche modo, autografavi le magliette, che i tifosi hanno una considerazione sempre più elevata di te. Sei partito tra lo scetticismo generale, hai conquistato posizioni e adesso sei diventato un idolo della tifoseria. Questo può essere il tuo anno della consacrazione definitiva? Ma io sto cercando di dare sempre il massimo, io non guardo le cose così, che adesso quest'anno deve essere proprio quello di dove devo fare un boom o dove mi devo confermare. Io faccio il mio lavoro, sto cercando di fare il meglio possibile e poi certamente le cose con i tifosi nostri fantastici mi danno tanta soddisfazione, ma dietro c'è anche grande responsabilità, perché so che in questo momento siccome loro credono tanto in me, io non mi posso, come si dice, non li posso deludere, quindi da una parte tanta soddisfazione, dall'altra parte anche molta responsabilità. Setta? Volevo chiederti la proposta del rinnovo contrattuale che c'è stato, come è nata? L'anno scorso sembrava a un certo punto dovessi andare via, poi ti ha convinto il presidente, lo hai convinto tu con le prestazioni? Guarda, come alla fine è arrivato questo rinnovo, era un po' anche combattuto anche da parte mia, perché era l'unica cosa per me che volevo, rimanere a Salerno e nella Salernitana. Alla fine è arrivata la chiamata del direttore sportivo De Santis, dove ha detto al mio procuratore che dai, firmiamo sto contratto nuovo, sto rinnovo, e quindi ero, in quel momento ero felicissimo e lì si erano chiusi tutti i discorsi e per me era finita, quindi sono felicissimo che per altri 2 anni posso giocare per questa maglia, con questi ragazzi e per questa società. Vicinanza Salernitana News. Tra i tanti ti candidi ad essere anche un po' l'uomo spogliatoio. Cosa ti senti di dire a chi arriva e ai più piccoli? Ecco, sei il veterano, giocatore d'esperienza. Vabbè, veterano, spero che una parola bella, non è che bella, sono bella. Vecchietto. No, di esperienza. Sì, è vero, adesso che ho compiuto 31 anni ho più esperienza, magari rispetto agli altri giocatori che sono nella rosa o che stanno arrivando. Uomo spogliatoio, io sono uno che non è che parla tanto nello spogliatoio, sicuramente lo potrò fare un po' di più, visto che sono qua più anni di tutti quanti, diciamo, quindi sicuramente anche di questo punto di vista c'è da migliorare e lo dovrò fare. Spero anche che parlando di più, un po' di più con i ragazzi, posso aiutare magari ai compagni più giovani e dare anche questo contributo, quindi sia nel campo sia nello spogliatoio cercherò di fare meglio e sicuramente anche aiutare a loro. Raffaella Palumbo, Solo Salerno.
Buonasera, quanto ti ha trasmesso professionalmente e personalmente l'esperienza con la Salernitana e soprattutto quali ritieni siano i potenziali che siano emersi da questi anni trascorsi a Salerno? Mi puoi ripetere una domanda per favore, scusami? Personalmente e sì. Professionalmente, quanto ti ha trasmesso l'esperienza con la Salernitana e quali sono le potenzialità che sono emerse da questa parentesi a Salerno per te? Ma guarda, dopo tanti anni che ho girato un po' le società, diciamo, che sono andato sempre in prestito, è vero che qui mi sono affermato un po' mi sono espresso anche meglio rispetto ad altri club dove sono stato, quindi sotto questo punto di vista Salernitana mi ha dato tanto. Mi sono, penso, anche confermato nella squadra, nella società. E poi le potenzialità, guarda, come ho detto prima ai colleghi tuoi, voglio sempre lavorare al massimo, dare sempre al massimo, poi quello che viene, viene, non, magari non diventerà solo da me, però io cerco sempre di dare il massimo, e poi il futuro è scritto nelle stelle, non lo so, cerco sempre di dare solo il massimo. Credo la Salernitana News. Ciao Norbert, hai fatto bene con mister Castori nella difesa 3, con Nicola nella difesa 3, con Paolo Sosa nella difesa 3, adesso il mister sta provando anche la difesa 4, insomma come ti troveresti, cosa c'è di diverso, insomma ha fatto capire che è una variante tattica che vuole provare, insomma, ad inculcarvi. Sì, stiamo lavorando in questo ritiro anche sulla difesa a 4, perché come ci ha detto anche mister all'inizio del ritiro, può essere che nell'arco della stagione ci serviranno tutti e due moduli, sia quello a 3 dietro o a 4, quindi per me non credo che sarà un problema, perché sono abituato a giocare anche a 4 o in nazionale o nelle squadre precedenti dove sono stato, quindi bisogna prepararsi a meglio, perché come ho detto prima possono servire tutti e due moduli e anche davanti magari avversari differenti. Ci possiamo cambiare qualcosa, e così lavorando in questo ritiro su tutti e due i moduli possiamo essere più preparati per il campionato. Ultime due chiudiamo, Vagliano Scavatici. Robert, resto sul discorso del reparto difensivo, che mi sembra quello che subirà meno scossoni inevitabilmente dal mercato, non voglio portarti su questo, ma sull'importanza di confermare gran parte del reparto, soprattutto con tre giovani, tre under, come Lovato non lo sarà più, ma insomma è sempre molto giovane, come Lovato, Pirola e Daniliuk, insomma possono rappresentare anche il futuro della Salernitana per le prossime stagioni. Che cosa ci dici di loro, che margini di miglioramenti hanno, tu che li guardi giorno dopo giorno in allenamento? Allora ti correggo, non è che possono diventare già, sono il futuro della Salernitana, perché veramente sono... Se parliamo di questi tre, poi non dimentichiamo anche Dylan Brown. Sono sicuramente giocatori molto interessanti sia per la Salernitana sia per, io direi anche forse per la nazionale italiana e austriaca in caso di Daniliuk. Sono ragazzi molto giovani, però già con l'esperienza, perché già hanno fatto i buoni campionati, Pirola a Monza e Daniliuk a Nizza, e quindi sicuramente rappresentano il futuro. Io penso che possono fare bene già adesso, perché comunque si vede che i ragazzi hanno qualità e hanno anche la voglia, che è molto importante, vogliono migliorarsi sempre ogni giorno, e noi con più esperienza cerchiamo di dare una mano a loro, più diciamo anziani prendiamo da loro quella giovinezza che servirà un po' anche a noi, quindi spero che ci completeremo a vicenda e ci aiutiamo a campo prima più possibile. Scavatici, chiudiamo. In questi anni alla Salernitana hai avuto diversi allenatori. Paolo Sosa che cosa ha in più rispetto agli altri o di diverso? Guarda, non vorrei fare paragoni tra i mister che ci sono stati. Sicuramente cosa che mi impressiona del mister Sosa è la sua mentalità, la mentalità vincente
che forse è mancato negli anni precedenti, però adesso si vede che, e anche il campionato scorso si è visto che possiamo competere con chiunque, con dei big tipo Roma, Juve, Napoli. Abbiamo fatto dei risultati bellissimi, abbiamo proposto il gioco bellissimo, quindi se ti devo dire una cosa è sicuramente la mentalità che ci ha trasmesso mister Sosa, e noi lo seguiamo attentamente perché è un mister che ci può dare veramente tanto. Che vi ha detto il presidente ieri? Sì, che è venuto a salutarci, ci ha dato un po' di carica, ci ha augurato un buon ritiro. Certo. Giusto Paolo, mi ricollego alla domanda di prima, tu sei uno dei giocatori più esperti, puoi dare consigli ai più giovani. Tra i più giovani c'è Federico Bonazzoli, che il primo anno ha fatto benissimo, è stato il protagonista della salvezza. L'anno scorso ha avuto difficoltà, quest'anno idem, gli hai parlato, gli hai dato qualche consiglio, cosa ti senti di dirgli? Ma noi parliamo sempre tutti nello spogliatoio, non solo con Federico, ma ci sono altri giocatori che parliamo tutti insieme, parliamo anche alla squadra. Ma guarda, la situazione è così com'è, no, io non vorrei neanche commentare. Per me Federico, ho giocato con lui penso 2 anni, sono già, abbiamo vissuto momenti belli, anche brutti, però per me rimane sempre un giocatore fortissimo. Ti rispondo così, per me è un giocatore veramente tecnicamente uno dei più forti. Ma ognuno di noi manca sempre un pezzo che io mi fermo lì, che per me è un giocatore straforte, uno dei giocatori più forti tecnicamente.